In questo BAM vi parlerò in soli 2 minuti del concetto di audiation, che è la chiave, la base di tutta la teoria dell'apprendimento musicale di Edwin Elias Gordon. Audiation, subito la definizione scientifica, così la togliamo e il resto sarà tutto più semplice. La capacità di sentire e comprendere nella propria mente musica il cui suono non è fisicamente presente. Subito pensiamo al linguaggio e pensiamo al pensiero. Quindi l'audiation è esattamente per la musica ciò che il pensiero è per il linguaggio. In fondo state facendo la stessa cosa anche adesso. Le parole che io dico durano pochissimo, non sono più fisicamente presenti come vibrazione che arriva all'udito. Dove vanno? Vengono accumulate nella mente e comprese in modo tale da dare senso a quello che dico adesso e da prevedere quello che sto per dire. Alla base del lavoro di Gordon, del nostro lavoro come IGAM, nei corsi che facciamo per bambini, nei corsi di formazione per adulti, c'è questo concetto di audiation. Sviluppare quindi il pensiero e la comprensione della musica dentro di sé, un percorso che i bambini svolgono in breve tempo spontaneamente e gli adulti invece devono svolgere con applicazione con più tempo, ma comunque poi si arriverà anche a sviluppare un pensiero musicale anche da adulti. Piccolo esempio musicale. Pam pam parararam pam 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 pam. Lo sapete che non può finire qua. Pam. Avete previsto con un senso di scomodità di così, oddio, sarà finito, non sarà finito, avete previsto che il suono che doveva arrivare per farvi sentire in realtà comodi arrivati era quello della tonica. Chi ve lo dice? Quando arriva quel suono per cui il brano che avevo improvvisato è finito, la vostra capacità di audition.